In queste settimane sentiamo parlare sempre più spesso di valorizzazione del patrimonio pubblico, di tagli alla spesa pubblica. Ebbene, stiamo per mostrarvi dei gioielli incredibili, tutti di proprietà dello Stato e tutti troppo poco valorizzati e spesso abbandonati. Ci accompagna in questo viaggio veramente incredibile la nostra Laura Ciarallo. A immaginare di trascorrere una notte in un antico castello, oppure sorseggiare un aperitivo al tramonto sulla terrazza di un faro a picco sul mare, o ancora prenotare una stanza in un resort che prima era un antico carcere e poi visitare un museo dove un tempo c'era una caserma. Un cammino nella storia, la suggestione di epoche passate che solo location spettacolari come queste possono trasmettere al visitatore. È lo Stato il più grande proprietario di immobili in Italia, per un valore complessivo stimato, secondo l'ultimo inventario del Ministero del Tesoro, di 425 miliardi di euro. Solo l'Agenzia del Demanio ne possiede 9.000, tra palazzi, caserme, carceri, fari, terreni. Molti di questi beni storico-artistici sono in condizioni di degrado da decenni, ecco come si presentano ai nostri occhi. Sterpagli ovunque, soffitti crollati, muri sventrati. Edifici occupati abusivamente per anni, oggi sono di nuovo liberi, ma aspettano di essere restituiti agli antichi splendori. Valore Paese di More è il progetto lanciato dall'Agenzia del Demanio per valorizzare questi gioielli e trasformarli in strutture turistiche di alto livello. Resort e hotel a 5 stelle non saranno messi in vendita. Le ultime aste di beni immobili dello Stato, in particolare caserme, sono andate deserte. Troppi i vincoli sulle destinazioni d'uso da superare, troppa la burocrazia per un privato che, oltre ad accollarsi la spesa dell'acquisto, deve poi procedere a un'onerosa ristrutturazione. Per questo il Demanio, nelle vesti di agente immobiliare, ha scelto lo strumento della concessione a 50 anni con canoni di locazione agevolati. Il vantaggio economico è evidente. Lo Stato può contare su un flusso sicuro dagli affitti. In cambio il privato si assume l'impegno di recuperare il bene mettendolo a reddito e creando un indotto anche occupazionale. Tolomei sulle colline di Firenze. È il biglietto da visita dell'operazione andata a buon fine. Nel 2007 il bando di gara, nel 2008 l'assegnazione della concessione ad una società che opera nel settore alberghiero. 150.000 euro di affitto l'anno, il doppio della base d'asta per i prossimi 50 anni. Da ex convento del Settecento a resort di lusso, 3.500 metri quadrati di superficie immersi in 17 ettari di parco. L'inaugurazione avverrà nei prossimi giorni dopo 3 anni di lavori e un investimento di oltre 7 milioni. Là dove crescevano addirittura gli alberi, dentro, ecco in questi scatti lo stato di abbandono dell'edificio, oggi percorriamo saloni finemente affrescati. Questa volta crollata è un chiaro esempio di recupero, com'era e com'è. Il restauro ha portato alla luce anche affreschi nascosti nella loggia del convento. L'hotel dispone di 40 suite, una diversa dall'altra. Ogni intervento ha avuto l'autorizzazione della sovrintendenza con la mediazione dell'Agenzia del Demanio, che ha reso un po' più facile la vita del privato. E sono in corso gli ultimi preparativi qui a Villa Tolomei, che accoglierà i primi clienti paganti alla fine del mese. Ecco la piscina, con un bellissimo affaccio sulla città, in fase di allestimento. È stata una bella scommessa e un progetto entusiasmante. È il primo progetto che si realizza in Italia a cura dell'Agenzia del Demanio. Io mi auguro che ce ne siano molti altri. Un bene così lei lo avrebbe acquistato? No. Non la preoccupa il dopo? Dopo 50 anni il bene torna allo Stato? E che succede? Questa è stata il primo esperimento. La concessione cinquantennale può essere rinnovata. Io so che l'amministrazione del Demanio sta valutando anche la possibilità e l'opportunità di portare dei correttivi che possano consentire una maggiore tranquillità anche per investimenti di più lungo periodo. A
due passi dal Ponte Vecchio a Firenze, uno dei primissimi esempi di valorizzazione tutta culturale. Siamo a Villa Bardini, un edificio del 600 che è stato dato in concessione nel 99 ad una società con la partecipazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze. Il lavoro è durato quasi 5 anni con un investimento molto alto, però credo che ne sia valsa la pena. E l'obiettivo che la Fondazione Bardini aveva è stato raggiunto, perché abbiamo restituito alla città un bene bellissimo che i fiorentini possono visitare gratuitamente. Oggi Villa Bardini, oltre ai meravigliosi giardini, ospita concerti, esposizioni d'arte e il Museo della Moda intitolato a Capucci. Futuro di recupero attende sempre a Firenze anche il Podere Colombaia. Per questa, che era una fattoria del XV secolo sulla collina di Poggio Imperiale, tra le più esclusive della città, sono già arrivate, prima ancora del bando previsto per la seconda metà dell'anno, 30 manifestazioni di interesse. Diventerà probabilmente un agriturismo di alto livello. Altra regione, altro scenario. Siamo in Veneto, a Peschiera del Garda, riva sud del lago, affollata in questo periodo di turisti del nord Europa. 3 edifici di pregio, il padiglione ufficiali e le caserme La Rocca e 30 Maggio, andranno presto in affitto a privati con una concessione cinquantennale, dopo una consultazione pubblica tra cittadini e istituzioni per individuarne l'utilizzo migliore. Il padiglione ufficiali è un edificio storico di che epoca? Circa del 1850, originariamente è stato immaginato, studiato e costruito per farvi risiedere 39 ufficiali della guarnigione austriaca che era di stanza qui alla Peschiera del Garda. Il progetto di valorizzazione del padiglione ufficiali di Peschiera del Garda prevede la realizzazione di residenze turistiche al piano superiore, di esercizi commerciali al piano terra, con la possibilità poi di utilizzare il posto barca lungo il canale di mezzo. Di origine asburgica anche la caserma La Rocca, immaginata per diventare uno spazio espositivo, mentre la caserma 30 Maggio, ex ospedale poi carcere militare, costruito nel 1865 a prova di bomba, con tanto di celle, grate e sala dei colloqui, potrebbe trasformarsi in un resort. E provate a immaginare come potrebbero essere trasformate queste ex celle di un carcere militare in una suite d'albergo a 5 stelle. La lista dei gioielli di Stato è lunga e variegata, 115 le strutture già individuate, per 63 i progetti di valorizzazione sono in fase avanzata, ma l'elenco è destinato ad arricchirsi perché tutti gli enti locali e previdenziali potranno candidare nei prossimi mesi i loro immobili nel portafoglio del progetto Valore Paese Dimore. L'obiettivo è creare un brand che sia espressione del Made in Italy. Un marchio unico e riconoscibile sotto cui raccogliere appunto luoghi di ospitalità e accoglienza italiana, così come esistono i Paradores in Spagna o gli Chateaux in Francia. Per alcune strutture l'iter è già in stato di avanzamento, come l'ex Dogana Vecchia di Molfetta, un edificio in pietra bianca del 700, futuro hotel di lusso. Dopo una serie di ritardi, i lavori stanno per iniziare. Percorso avviato anche per il Castello Orsini di Soriano del Cimino, dopo la consultazione popolare. L'antica residenza trecentesca di Papa Nicolò III andrà a un privato per essere valorizzata. There's no time for us. Mentre è già realtà il faro di Capo Spartivento in Sardegna, a sud di Cagliari, uno dei primi esempi di affidamento in concessione. Da un rudere sono nate 6 suite di lusso, una sala da pranzo e una piscina esterna, il tutto a picco sul mare, circondato da un parco. I fari, se ne contano decine sparsi lungo le nostre coste, rappresentano un punto di forza dell'offerta demaniale, con progetti avviati di recupero. I prossimi saranno Punta Imperatore a Ischia, Punta Palascia a Otranto, Punta Stilo Monasterace in Calabria e San Domino alle Tremiti. A Milano, gli antichi caselli daziari ai lati dell'Arco della Pace, in zona Piazza Sempione, di architettura neoclassica, diventeranno spazi museali. Più complesso invece il progetto di recupero dello storico carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano di fronte a Ventotene. Dal 1965, anno di chiusura del penitenziario, dove fu imprigionato durante il ventennio fascista anche l'ex capo dello Stato Pertini, la struttura è in decadimento. 99 celle disposte su 3 file a ferro di cavallo. Tra i 100 e i 150 milioni di euro l'investimento ipotizzato per un luogo tanto suggestivo che manca però di un approdo naturale.
chi non vorrebbe vivere un'esperienza in questo angolo di sogno? E adesso la straordinaria...